La TAP era 4 milioni per usare il verde comunale partito da 3 settimane, ma la sindaca Raggi punta sulla collaborazione dei cittadini e così ha rilanciato il progetto Adotta il Verde con una novità: chi si prenderà cura di un giardino o di una aiuola pubblica sarà coperto da assicurazione a carico del campidoglio. Sono già 120 le aree verdi affidate ai cittadini, calciano, puliscono, potano, oltre 1000 i romani coinvolti, in crescita del 30%. Sono associazioni, imprese private, condomini, Maurizio si occupa da solo di uno spazio accoglienti. Adesso è un prato inglese, ho preso invece spugliatore, un vasaerba, un paiasieri, tutto quello che mi poteva essere necessario per ottenere il risultato. Maria della zona portuense paga giardinieri di tasca sua. Non posso venire da 40 anni. Lo frequenti sempre, vedere un'area abbandonata così proprio deprime. Curano un pezzo di verde pubblico anche le scuole di Santa Margherita, a Caracalla. Abbiamo nominato questa consulella Sottodita come responsabile anche della Basilica Santa Balbina, anche per curare questo verde. A Grotta Perfetta, 300 famiglie curano l'area verde fotografia di 11 ettari. A Figenia ha adottato un parco l'associazione che si batte per la chiusura del TMP Salari. Noi occupandoci del parco, ovviamente lo facciamo anche la porta dei fiumi che i cittadini buttano, e noi chiediamo ad Ama di aiutarci a questo.